Buongiorno a tutti, siamo qui con Arturo che già conoscete. Avevi già fatto qualche video, no? Per il canale, Arturo? Sì, Cosa un avevi paio di video, fatto? quindi suoni lì. Degli arrangiamenti, quindi. Sì. Fantastico mondo di Amélie. Oggi parliamo, facciamo una chiacchierata con Arturo invece riguardo svariati argomenti di teoria, armonia e anche quindi improvvisazione e composizione estemporanea. E però siamo partiti con l'idea di questo video da un argomento che è il lo-fi, Esatto. no? Tu dicevi che ascolti ultimamente un po' di musica lo-fi. Io ho detto, ma cosa vuol dire lo-fi? Tu mi hai detto, è questo genere. Spiega un po' cos'è lo-fi, un po' la storia, un po'. Sì, beh, il lo-fi che ascolto io, che conosco, è un genere di musica appunto molto tranquillo, ritmico, con delle piccole improvvisazioni di strumenti o sintetizzatori, eccetera, eccetera. Quindi noi siamo partiti da lì, no? Esatto. Quindi piccole improvvisazioni, due accordi, Sì, uno, due o due tre accordi, accordi, due, tre sì. accordi. E piccoli fill in mezzo. Ecco, però mi dicevi che Esatto. c'è una storia dietro a questo Sì. termine, no? Quindi raccontiamola un Che po'. appunto io ho indagato un pochino e ho scoperto che questo termine nasce in realtà negli anni 50, perché rappresenta un modo di fare musica. Non è proprio un genere, è uno stile, perché è un Modo di modo di produrre. registrare, cioè di suonare e anche di poi produrre la musica. La produzione quindi Esatto. musicale e quindi cosa interiorizzava questo stile lo-fi? Quali erano le sue linee guida? Le linee guida erano in primis appunto un po' di distaccarsi da quello che erano gli standard di produzione musicali, quindi che venivano fatti con attrezzature molto avanzate, e invece appunto il termine lo-fi viene usato proprio per tutti quegli artisti che si approcciavano alle registrazioni in casa, all'home recording, e quindi appunto con attrezzature diciamo più di bassa qualità, dove quindi poi il risultato finale non era la stessa cosa, c'era una qualità del suono diversa, Quindi non è sebbene tanto una un più genere, bassa. come possiamo intendere adesso, quanto Uno più stile. un approccio. Esatto, un approccio. Lo-fi era un approccio. Invece adesso, come mi dicevi, è diventato un po' un'etichetta di un genere. Sì, perché poi appunto col tempo è iniziato più come cosa pop, cioè sì, pop, punk rock, per appunto questo genere qua di musica, che le band emergenti si registravano il loro album nel garage, quindi magari si potevano sentire le macchine passare o i bisbigli delle persone sotto, appunto rumori esterni che non venivano considerati come rumori, Come appunto. difetti, Esatto, quindi. come difetti fonologici, mi sembra. Esatto. Sonori, sì. E poi col tempo è un po' cambiato. Negli anni 80-90 è iniziato a diventare un po' più popolare, sia come termine che come modo di produrre musica, e con Viene l'avvento acquisire delle delle. caratteristiche specifiche che sono quelle che avevo detto. Esatto, perché poi attraverso altri generi è diventata un po' più Quindi sono C-Wave, come adesso. come? C-Wave. Chill Wave, Esatto. che sarebbe. È un genere di musica che appunto è secondo me quello che definisce al meglio il lo-fi di oggi, che appunto è una roba molto Significa lo-fi? tranquilla, low Significa fidelity, quindi bassa fedeltà, perché la bassa musica di un tempo era ad fedeltà. alta fedeltà rispetto a quella del suono, cioè allo strumento registrato, te lo riproduceva come lo sentivi, mentre nella lo-fi spesso non è così, magari c'è tanto riverbero o appunto sono condizioni non ottimali di registrazioni secondo gli studi. Diciamo, parte come un approccio sonoro, un approccio quindi di attrezzatura e diventa però poi si sviluppa e diventa proprio un genere. Questo tu Sì, uno l'hai stile, come dicevi anche tu. dicevi Adesso sì, è su un YouTube genere. musica lo-fi, non è che hai qualunque genere, basta che sia No. registrato a bassa Adesso qualità. sì, è forse più. Adesso invece è più caratterizzato, come Esatto. dicevamo prima, pochi accordi, Esatto. piccole linee Un melodiche, po' quindi un po' malinconici. musica ambient, se Sì, vogliamo possiamo dire. esatto. Quindi questo è un po' il Molto termine, tranquilla. come viene caratterizzato. E quindi mi facevi sentire qualcosa di musica lo-fi, che ascolti tu. E abbiamo individuato un paio di accordi. Che accordi abbiamo individuato, quindi? Abbiamo individuato degli accordi di che specie? Cioè, Beh, tendenzialmente vengono usati i major 7 perché sono quindi molto. accordi major 7. Esatto.
praticamente abbiamo detto due cose, primo e quarto grado, mm-hmm. che in questo caso se lavoriamo in la, esatto, saranno gli accordi, che accordi saranno la, la major 7, la settima maggiore e re settima maggiore. E re settima maggiore. Ok. Per lavorarci sopra e quindi sviluppare un po' di teoria sopra questo argomento, cosa abbiamo visto? Quindi questo La major 7, questo Re major 7, il primo lavoro che dobbiamo fare qual è? Beh, guardare innanzitutto magari quali sono le scale, i target. Prima ancora io visualizzerei, prima ancora visualizzerei i due accordi. Ah beh sì, sì, vero, nelle varie forme. Nelle cinque forme della chitarra, del caso. Sì. Quindi vediamo un attimo, quindi vediamo un po', sciogliamo un po' questo La major 7 nelle cinque forme del caso. Che vabbè, qua ce l'abbiamo in forma base di La. Quindi forma A. Esatto. Forma A. Quindi poi la seguente sarebbe C, A, G e D. Quindi se questa è forma A, la prossima sarà in forma Sol. In forma C, vediamo un po' in forma che è così. Perfetto. Come bella la tonica sarebbe qua. Quindi è come se vedessimo un Sol. La forma di Sol fatta così in La. Questa forma qui, e quindi poi lo rendiamo major 7. Quindi se il Sol major 7 è questo, mm-hmm. andiamo a vedere questo. No. Lo andiamo a ridurre. La forma di Sol la riduciamo in generale dalla quarta corda in giù. Tu mettevi anche il do diesis al basso, quindi ci può stare, ma in generale bisogna anche così. Di Sol. Mm-hmm. Dopodiché avremo la forma in Mi e forma E, che vabbè, è questa, però major 7. Major 7, che oddio. Esatto, ricordi che possiamo anche andare a prendere la prima corda qui con un piccolo barré spostato, esatto, dell'indice. Diciamo che l'indice va a premere sesta e prima corda, esatto. Per capirlo questo visualizziamo un do diesis minore e mettiamo poi il basso, tornerà questo do diesis minore nel nostro lavoro teorico e mettiamo il basso a La, quindi forma E. Che avremo quindi la forma D, la forma del Re, che vabbè, sarebbe quindi questa. Questa è la maggiore forma di Re. Andiamo a tirare giù, esatto, la tonica qui. Ecco un trucco per capire se un accordo di settima è major 7 o settima di dominante. Qual è? Se noi questa settima vediamo che dista un semitono dalla tonica, mm-hmm. questa è la tonica. Se la settima che metto dista un semitono, è una settima maggiore. Se dista un tono, invece, è una settima minore. Di conseguenza è un accordo di settima di dominante. Ok? Dopo la forma D, cosa vediamo? La forma C. Forma C. Che vabbè, E allora andiamo a major 7. Sto avanzando a possiamo già notare una cosa. Tra forma C e forma D cambia poco, cambia il basso. Il basso della forma D si svilupperà verso sinistra. Verso la C, l'altro. Il basso della forma C. Il basso della forma C si svilupperà verso destra. Ma queste tre note rimangono quelle. La stessa cosa la vediamo qui nella forma A e nella forma G. Sì. La maggiore in forma A e La maggiore in forma di Sol. Queste tre note sono le stesse, semplicemente la forma La si svilupperà col basso verso sinistra, mm-hmm. la forma G col basso verso destra. Tanto è vero che gli zingari e i manouche vedono un caged fondamentalmente a tre posizioni, mm-hmm. cioè la forma C e la forma D sono un'unica forma. La vedono con un'unica forma, la forma A e la forma G la vedono con un'unica forma. Quindi fondamentalmente vedono la forma A, la forma E, mm-hmm. e la forma D. La forma A comprende anche la forma G e la forma D comprende anche la forma C. Quando tu fai un accordo di Do, non stai facendo altro che l'accordo di forma di Re spostato in giù. Esatto. Però con la tonica che si sviluppa qua. Capisci? Quindi vediamo anche il Re major 7 a questo punto.
appunto. Sì. Nelle varie forme. Vabbè, per forma dire così, sempre con la tonica. La tonica del semitono. Quindi poi avremo la forma C. Forma C che, come avevo detto, poi avremo la forma A, che di nuovo è come il La maggiore, ma con la tonica calata di mezzo tono. Poi la forma G, che è la stessa, che può essere o così, facendo un barré su terza, seconda, no, quarta, terza, seconda. La forma G, la forma E. Del Re, sì, ok. Cioè la tonica qui. Qua sì, scusate. Questa è maggiore normale, major 7. E possiamo fare. Si può prendere sempre la prima corda. Forma E, e poi c'è la forma B che si riprende. Che sì, che riprende in cima qui. Il primo lavoro che possiamo fare è unire questi due accordi. Il ritmo avevamo visto, avevamo sentito un pezzo, e avevamo trovato un po' un pattern ritmico, così, come possiamo definirlo questo pattern, un po' bossa nova, sì, un po' sotto questo pattern ritmico. Un po' esatto. Quindi possiamo fare. Andiamo a collegare i due accordi nei vari box che abbiamo visto. Abbiamo questo box, questi qua, vedremo il box successivo. Qui dove ha la forma G dell'A, collego la forma C del Re. Re, poi avremo quindi la forma A, la forma E dell'A, a cui togliamo la forma A del Re. Eccetera, eccetera. Quindi già questo ti consente di vedere le triadi nelle varie forme, e quindi muoverti melodicamente. Esatto, sulla scala. Quindi fammi un po' di base qui su La major 7 e Re major 7. Facciamo due battute. Varie forme, già creo delle melodie, perché al canto avrò la tonica, la terza, la quinta o la settima. Quindi già questo è un buon lavoro sì, da fare. Sì, no? Sì, sì. Quindi già questo è un buon approccio, che ti consente di vedere le triadi e muovendo quindi la parte melodica. Dopo aver visto questo, cosa dobbiamo vedere un po'? Una volta viste le forme, guardiamo che le note che possiamo prendere. Le note che possiamo prendere, che sono quelle degli accordi, però le vediamo in forma di arpeggio, che non è però l'arpeggio. Questo è un arpeggio. Arpeggiare vuol dire andare a prendere le corde, le note, scusami, di un accordo singolarmente, esatto, una per volta. Però abbiamo due tipi di arpeggio, ti ricordi che tipi di arpeggio abbiamo? Un arpeggio armonico, cioè dove le note continuano a risuonare. Esatto, quello melodico. E poi quello melodico, dove invece è come se li facesse un cantante o un sassofono, dove quindi sono le note dell'accordo, un arpeggio, ma prese in maniera melodica. Quindi vediamo un attimo un po' due arpeggi sulle varie forme. Quindi vedere le forme del cage e quelli accordi completi, vedere gli arpeggi nelle varie forme. Esatto. Del cage. Quindi, per esempio, arpeggio di La major 7, possiamo vedere anche soltanto La maggiore, poi aggiungerai il semitono precedente, in forma di La. Quindi useremo tonica, tonica, terza, quinta, volendo settima e tonica, tonica, terza, quinta, settima e tonica. Quindi B.
e di conseguenza potremmo vedere anche l'arpeggio in forma di re nello stesso segmento di manico, quindi l'arpeggio in forma di re come sarà tonica, terza, quinta, settima, tonica. Ci possiamo anche fermare se vogliamo come lavoro didattico rimanere all'interno del box. Dopodiché vedrai la stessa cosa nei vari, nelle varie forme. Quindi per esempio l'arpeggio di La major 7 in forma G. In forma G, esatto. E quindi poi il Re major 7. I vari arpeggi. Dopodiché, una volta visti gli accordi, gli arpeggi, cosa possiamo vedere? Quindi noi abbiamo visto 1, 3, 5, 7 fondamentalmente finora. Mancano i gradi intermedi, sono quelli che vanno a costruire un po' la scala. Esatto. Ricordi sempre di vedere la scala come un muoversi fra un target e l'altro, no? E quindi avremo, per esempio, la scala di La maggiore, potremmo visualizzare la scala di La maggiore, che la utilizzeremo su entrambi gli accordi, eh? Sì. Non è che usiamo La maggiore e poi il Re maggiore, no? No, si usa sempre quella. Sì. Utilizzeremo sempre La maggiore, stando attenti però, quindi utilizzando le note della scala per arrivare ai vari target dell'accordo che sta suonando in quel momento. Chiaramente fermandoci e bersagliando le note dell'accordo, esatto, che abbiamo visualizzato con gli arpeggi. Quindi una volta che tu ti sei visto la scala di La maggiore in un determinato box, visualizzi l'arpeggio, quelle note d'arpeggio sono le note target e userai la scala per muoverti. Quindi facciamo un po' un esempio. Prendiamo un po' di target muovendoci anche con la scala. Quando un accordo, la tonica va benissimo, prendere la tonica qui, ma se c'è un'alterazione, un'estensione, falla sentire, perché vai a far sentire bene il carattere dell'accordo. Sì. Quindi fammi un po' un La major 7. Andiamo al Re major 7. La terza funziona sempre molto bene. Io qui cosa sto vedendo? Dei pezzettini di scala. Sempre con un occhio alla visualizzazione delle note. Di conseguenza avremo a questi target tre tipi di approccio che potremo utilizzare. Sì. Non ce ne sono altri. No. Che approccio potremo avere? Quello cromatico. Approccio cromatico, cioè visualizzo i target e vado a bersagliarli dal semitono precedente, ad esempio. Quindi fammi un po' un La major 7. Senti, questo sto bersagliando questo diesis. Lo approccio dalla nota precedente, anche dalla nota successiva. Usiamo il precedente però, che è un pochino più facile da usare. Prova un po' tu, vai. Dei vari box, spostiamoci per esempio su questo. Ecco, visto questo qui come l'ho visualizzato, la forma di Mi, ti faccio vedere una cosa Arturo, la forma di Mi, la in forma di Mi, io posso sempre vederlo in questo modo ridotto, che se lo faccio major 7 diventa questo accordo qua, La do diesis minus.
cromatismo utilizzalo su tempi deboli e per arrivare subito al target. Mm-hmm. Cioè non bersagliare il cromatismo. Sì. In qualche altra forma. Sì. No, ecco attento. Quello pensavo sì, mi sono confuso. Questo fa diesis sul La. Usarlo, l'importante è che vada a risolvere. Su, per esempio sul Mi. Approccio cromatico, in questo caso però non è più un approccio cromatico, ma un approccio, perché cromatico vuol dire semitono. Mm-hmm. Se tu mi prendi il fa diesis, se mi vai a mi, diventa un approccio diatonico, mm-hmm. cioè con un pezzettino di scala. Pezzettini di scala che vanno a fermarsi sul target di riferimento. Anche proprio dei pezzetti di scala, eh? Il tutto quindi visualizzato sulle scale in tutte le posizioni, mm-hmm. con i bersagli nelle cinque forme. Dopodiché il terzo approccio mi ha detto cromatico, diatonico e il terzo tra le quali qual è? Le scale? No. No, perché quello è cromatico, no, diatonico. Oddio, il terzo. Fai un po' un La major 7. Ah, sì, quelle triadi. Giusto. Mi sono perso gli accordi. Che cosa ho fatto adesso? Ho visualizzato le triadi. Questa è la triade di La. Voglio bersagliare questo Do diesis. Ci arrivo attraverso le tre note della triade. O della quadria, in questo caso, visto che sono degli accordi di major 7. Esatto. Do di do da. Chiaramente poi mescolerai i vari approcci. Do di do da. Questa è la frase che hai fatto. Delle melodie è intanto restringere un pochino il campo, mm-hmm, cioè sì, la disponibilità di note, sì. Quindi cerca di non fare troppe note, di non muoverti troppo sulla scala, poche note, due tre note della scala, una due note dell'arpeggio e poi bersagliare quando resti su una nota cromaticamente, mm-hmm. o con nota precedente, nota successiva, quindi pezzettini, era delle piccole frasi. Dopodiché una cosa utile è pensare a esattamente come quando si parla, no? Tra due persone. Esatto, per delle frasi. Un raccontare una storia, mm-hmm. fondamentalmente, no? E quindi creare delle piccole frasi che siano domande e risposte. Proviamo a cercare qualcosa su questo La major 7. Mi viene in mente quella di prima. Vado a re. C'è
Cerca delle cose che siano cantanti, che rimangano in testa. Mm-hmm. E qui giungiamo ad un altro argomento interessante, che è quello di fare come esercizio cantarti una piccola frase e poi replicarla con la chitarra. Sì, perché la testa comanda. Sì. Cioè è più importante suonare con la testa e le mani gli vanno dietro, mm-hmm, piuttosto che suonare con le mani sulle forme, che sono utili, abbiamo visto, perché sennò non sai che note prende. Ma a un certo punto staccarti da tutti questi schemi e lavorare con la testa. Vedrai che quello che ti esce con la testa automaticamente, cioè con l'orecchio, se tu vai a riprodurlo è un target, pezzettini di scale, pezzettini di arpeggio. Anche è difficile lasciare andare la testa. So, ci vuole esercizio, però lavora in questo senso, quindi l'esercizio è: mi faccio una major 7, ti canti una frase con la testa e poi vai a riprodurla sulla chitarra. Capisci? Facciamo un po' qualche esempio, fammi un po' un la major 7. Dorirari Davidota. Questo è un temino. E quindi riprodurre. Che cosa mi ha detto la testa? Questo è un approccio triadico, perché ho fatto il do diesis, mi, la, sol. Quando bersaglio questo do diesis invece di atonico. Seconda frase, credo sì. La testa mi ha portato qui, non mi ha già portato le mani. Che di nuovo il do diesis di prima. Però sì, sono però sono l'ottava sopra. Vedi che gli elementi sono pochi. Sì, sono sempre quelle note. Sì. Seconda frase, ripetizione fondamentale. Ripetere i temi. Le stesse frasette. Sì, con leggere variazioni, ma ripetere, perché questo resta in testa. Ottava alta. Vai. Cantami una frase. Cantami una frase con la voce, poche note e riproducila. Allora, ma non mi puoi chiedere queste cose. Partimi da questo mi come nota di partenza, con la voce. No, niente chitarra, voce. Non lo so. Hai cantato questo, ricantalo bene. Non ti vergognare. Ha detto come l'avete subito. Ma quello è un altro problema. Ora ritrovala sulla chitarra. Variazione, prima hai fatto mi, do, mi, seconda parte sono... Ora invece che chiudere, prova a chiuderle in acuto. Quello che hai fatto è ti, bravo. Non mi fermare qui però, sono sul re major 7. Pensavo fossimo su. Mi fai qua. Ora attento, la capacità di memorizzare la frase. Rifai uguale, tri, fo, la prima più la seconda, tri, fo, molto alle note e poco al ritmo.
Sì. Cerca di rendere interessante il ritmo. Mm-hmm. Come esercizio, prendi due note. La e sol diesis, per esempio. E lavorano ritmicamente, cioè se facciamo dei quarti. Come saranno i quarti? Pam 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 pam. Ottavi. Vedi per esempio questa frase, fai un po' la major 7. 1, 2, 3, 4. Ho usato degli ottavi. Chiaramente poi metto anche delle single in mezzo. Terzine come saranno? Terzine di quarti. Solfeggiami un po' la terzina di quarti su questo. Così sono così una terzina di ottavi. Di quarti? Sì. Ti ho messo un po' di difficoltà. Giusto, via. Terzina di quarti è tan 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 tan. Quindi tenimi un po' il ritmo. Ok. Questa è la terzina di quarti. Ma che era più? Tan 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 tan. Chiaramente poi mescolerai, però avere la cognizione anche su una nota delle varie figurazioni ritmiche può essere utile, sempre con un occhio al dialogo che abbiamo detto prima. Abbiamo già detto un sacco di cose, ricapitoliamole un attimo. Allora, primo punto, gli accordi, visualizzazione delle forme degli accordi nelle cinque forme del canto. Sovraimponiamo questi accordi, visualizziamo gli arpeggi. Gli arpeggi, esatto. Poi che? Scale. Esatto, le scale che ci servono per muoverci fra le varie note degli arpeggi. Esatto. Dopodiché cominciamo a costruire delle frasi, poche note, ripetizioni sono fondamentali. Non è necessario sempre muoversi. Fai un la major 7. 1, 2, 3. Poco, sì, non avere paura di ripetere le note, restringi il campo d'azione e crea dei temi, dei riff, delle frasi. Ok, prova un po' tu. 1, 2, 3. Attento a non farlo uguale alla mia, sono iniziato a memorizzare. Ma il do diesis è bello, anche sul sol diesis sulla major 7. Buona, non aver paura, anche se sbagli te ne batti il belino. Non si sente, vai. Perfetto, ora cerca di muoverti anche in maniera orizzontale fra le varie scale. Perché ricordati che muoversi, cioè fare do diesis mi sol, o farlo su una stessa corda è diverso comunque. È più cantabile, è più melodico. Quindi sviluppare tutto questo discorso della scala e dei target su una nota alla volta. Quindi comincia a togliere questa visione solo verticale ma orizzontale. Mettiamo una visione orizzontale che ci serve, è molto utile. La proviamo un po'. 1, 2, 3, 4. Più orizzontale. Vedi, Arturo? Per imparare a sviluppare la creatività bisogna recintare, togliere, mettere dei recinti. Puoi usarmi solo esclusivamente la seconda corda. Va bene. 1, 2, 3, 4.
cantone, dai. Paura di fare degli intervalli grossi che potrebbero sembrarti grossi, ma in realtà hai fatto questo, che solo su una corda sia diverso. Sati, hai possibilità di dare più espressività. Per esempio, sai che questo non è altro che un intervallo di terza, eh? Qui lo vedi piccolo, ma qui... Sapevo già che quello lì avrebbe suonato così, capito? Quello lì è l'obiettivo a cui devi arrivare, cioè sapere come suonerà quella nota in testa, quella che vuoi e dov'è. Sì. Andiamo a vedere un ultimo argomento, che sarà già un video lunghissimo, ma ce ne battiamo il belino. Quindi direi che possiamo andare avanti a suonare anche in tot, sì. Io quando andavo a suonare ai convegni, mi chiamavano a suonare ai convegni di chirurgia, di medici, no? E quindi a fine convegno facevano queste cene in questi palazzi di lusso, per esempio Palazzo della Meridiana o altri. E chiamavano me, no? Che dovevo fare da sottofondo musicale. Adatto. Allora io cosa facevo? Suonavo dalle 8:30 a mezzanotte e mezza, l'una. Andavo con chitarra, Loop Station. Che si vola. Piccola base, due o tre accordi, e andavo a fare dello fai. Sì. Esatto, musica. Fatta in questo modo. Poi chiaramente fai un po' un loop, poi cambierai un po' il ritmo. Però il concetto è lo stesso. Sì. Capisci? Cioè puoi andare avanti ore. Ultimo argomento. Allora, se noi prendiamo l'accordo di La Major 7, che sarà composto da quali note? Abbiamo detto La, Do diesis, Mi. E Major 7, sì, Sol diesis. Tu togli la tonica, quindi La, Do diesis, Mi, Sol diesis. Togli la tonica, togli il La, ti rimane Do diesis, Mi, Sol diesis. Che è una triade di che cosa? Do diesis, Mi, Sol diesis. Do diesis minore. È un Do diesis minore. Cioè, il Do diesis, vedi che il La Major 7, Arturo, attento, sono due triadi sovrapposte. Una è la triade di La maggiore, la Do diesis minore, e l'altra è Do diesis Mi Sol diesis, che è Do diesis minore. Si sovrappongono in questo modo qua. Esatto. Questo ci fa capire che su un La Major 7 tu potrai andare a suonare sopra una triade di Do diesis minore, cioè puoi ragionare in Do diesis minore. Anche senza beccare il La, perché non c'è il Do diesis minore. Quindi sì, soltanto il Do diesis minore può lavorare. E quindi cosa ci verrà bene? Attento, visualizzare tutti i Do diesis minore. Esatto, nelle varie forme, sul manico, così da aggiungere. Vedere quindi l'arpeggio Do diesis minore. In Re Major 7 invece cosa facciamo? Sul ragionamento, dimmi le note del Re Major 7, dimmi di conseguenza la triade minore sovraimposta alla triade di Re. Abbiamo Re, Fa diesis, La e Do diesis, che appunto già facendo l'accordo qua possiamo intravedere un pezzo del Fa diesis minore. Quindi Fa diesis minore che è Fa diesis, La, Do diesis. Esatto, è lo stesso discorso della con Do diesis. Quindi rientra nell'ambito delle sostituzioni. Esatto. Cioè La Major 7 ci suona sopra la triade di Do diesis. Su Re Major 7 e Fa diesis minore. Ci suonerò Fa diesis minore. Visualizzerò, mi andrò a studiare varie forme e vari arpeggi di Do diesis minore e di Fa diesis minore.
piccoli. Dopodiché, un'ultima cosa. Se noi questo do diesis minore, questo fa diesis minore, li facciamo diventare settima, di conseguenza che nota andremo ad aggiungere? Ah, il do diesis minore in si e nel fa diesis diventerà do diesis mi, sol diesis si. Questo si sovraimposto alla major 7, che accordo lo fa diventare? La major 7 nona. Una nona, quindi diventa l'otto. Il nostro La major 7 prima con anche il si. Di conseguenza, questo si posso aggiungerlo alla major 7. Se io faccio un La major 7, fammi un po' un La major 7. L'accordo che siamo andati a creare, io faccio il si, quindi la nona diventa un La major 7. E posso vederlo anche sul do diesis minore, farò un do diesis minore settima, che quindi sarà questo o questo. Mi supera come nona. Stesso discorso sul Re major 7, cioè se io faccio adotto un Fa diesis minore settima, sovraimposto sul Re maggiore. Quindi questa nota sopra il mio Re major 7 ci sta, diventa un Re major 7 nota. Quindi tieni sempre presente le note melodiche, puoi aggiungere delle note melodiche, delle estensioni all'accordo. Quindi la nona su un accordo di major 7 puoi usare la nona. Tieni sempre presente che accordo diventerà completo. Capisci Arturo? Questo è un po' il lavoro da fare. Quindi tu ti eserciterai adesso a vedere tutti questi elementi, masticarli bene, ma soprattutto poi il discorso finale, come dicevo prima. Testa che pensa, con l'orecchio e mani che vanno dietro la testa. Esatto. Sennò rischi di senza pensare, però. Sì, 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 no, ma un'altra cosa che consiglio di fare è: ok, le forme del gadget, va bene tutto. La conoscenza del manico. Beh, no, che con il gadget poi comunque un po' sì, ti aiuta. Sì, però sai qual è il problema del gadget? Che spesso e volentieri memorizzi quello e basta. No, non sai che note stai suonando. Sì, no, se è una terza maggiore, una quinta. Quindi sì che puoi esercitare dicendoti, facendoti gli arpeggi con le varie forme, dire prima, tonica, terza, quinta, eccetera. Ma quando tu fai La major 7 e Re, facciamo un po' un esempio. Io non è che ho pensato alle forme del gadget, io sto pensando, io so le note che sono dentro l'accordo e conosco la tastiera. Le vai a prendere? Sì, so già dove sono. Vabbè, te non vai. Cioè l'obiettivo è, togli la chitarra, ti dico, mi dici sul decimo tasto di quarta corda che nota hai, senza guardare la chitarra. Nono tasto di quarta corda. Nono tasto? No, così è tu. No, devi arrivarci. Lo so, ci devo arrivare. Assolutamente decimo. Sì. Nono o decimo? Facciamo nono. Il nono. Ma al volo. Aspetta un attimo, perché il quinto tasto è la quarta. Obiettivo, non che tasto devi saperlo. Ok, ok, va bene. Obiettivo. Va bene. Cioè la conoscenza del manico, soprattutto dal quinto, settimo e poi. Qui, ma la chitarrista qui le sa un po'. Della quarta. Qualcuno le sa perché studi la scala. Sì. No, studi la scala di Do. È un sì, esatto. Okay, con calma. È un sì, esatto. Quindi sull'undicesimo cosa avrai? Un do diesis. Do diesis. Quindi se tu sai che tu c'è il do diesis, quando io vedo che tu suoni un La major 7, detto che siamo sulla quarta corda, quando tu suoni un La major 7, io senza ragionare al gadget, so già dove è il sol diesis, dove è il si, che è la nona, il do diesis, qui che è la quinta. Anche questo è un altro elemento da fare. La composizione estemporanea, che si chiama poi improvvisazione in gergo, è un argomento molto interessante da svilupparsi, ma anche la composizione non estemporanea, cioè la composizione è fatta in questo modo. Cioè, se tu analizzi le canzoni, le linee melodiche degli assoli o delle canzoni, spesso e volentieri vedrai che questo è fine, vedrai che va a prendere dei target. Esatto.
Sì, questo sì, è tutto il lavoro da fare, Arturo. Tanto lavoro. Interiorizzare e lavorare. Tutti i giorni ti metti lì, ce l'hai la loop station. Sì, devo... Se no usi il telefonino, ti fai 3 minuti di loop e ci suoni sopra, consapevolmente. Va bene, vi salutiamo che sarà un video da un'ora. Può essere. Ciao.